caso molto interessante, quello di oggi, è un naso post-traumatico, traumi ripetuti da sport e il paziente presenta anche una importante difficoltà respiratoria nasale. Se lo osserviamo nel frontale, vediamo anche col supporto del piccolo tratto che abbiamo messo nella fotografia frontale, una concavità del terzo medio della piramide nasale a destra che ci segnala un importante deficit sia statico che dinamico della valvola nasale interna, appunto di destra. Nel profilo il classico gibo. Ovviamente il setto nasale a causa del trauma è lussato verso sinistra e il paziente quindi ha una difficoltà respiratoria a sinistra a causa settale e a destra a causa valvolare. Intervento con tecnica con approccio endonasale, quindi tutto dall'interno del naso, senza cicatrici, tagli esterni per riposizionare il setto nasale e correggere il deficit valvolare con un innesto, uno spray graft per allargare lo spazio valvolare di destra e soprattutto rendere rettilinea la piramide nasale nel frontale. Una particolarità nel profilo, sembra un classico gibo. In questo caso però vediamo che la radice del naso, quindi il punto di passaggio tra fronte e naso, è molto profonda. Se avessi preso a riferimento questa radice nasale avrei creato un naso molto piccolo, certamente con un profilo rettilineo, ma molto schiacciato. In questi casi, per ridurre meno il gibo, ho utilizzato una piccola lieve gibbotomia e ho aumentato la proiezione della radice del naso, quindi ho migliorato la transizione tra fronte e naso con un innesto cartilagineo prelevato dal setto nasale. Dicevo, intervento con tecnica endonasale, interventi di questo tipo hanno una durata chirurgica di 80-90 minuti, in day surgery, senza tampone e in anestesia generale.